Paola Caruso oggi è stata ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Ha aggiornato i telespettatori sullo stato di salute del figlio Michelino, 4 anni, ma la situazione purtroppo non è cambiata. Ricordiamolo, il piccolo è stato in vacanza lo scorso novembre 2022 in Egitto a Sharm el Sheikh. Aveva un po' di febbre che non gli bastava, per questo motivo Paola ha deciso di chiamare il medico dell'Egitto che era lì di turno nel villaggio. Il medico però ha iniettato al bambino una puntura che ai bambini però non si fa e per questo motivo ha perso l'uso proprio della gamba, ha avuto una paresi del nervo sciatico. Ma oggi Michelino come sta? Paola dice che hanno fatto la visita cruciale per capire se c'era un miglioramento. In questi 3 mesi ha ripreso l'uso della gamba, anche la muove. E se i nervi hanno uno stordimento o un trauma, nei 3 mesi, spiega Paola, si devono riprendere con la fisioterapia, una ripresa almeno del 50%. Questo però su Michelino non è avvenuto, perché adesso la gamba sì, la muove, ma non ha ancora la sensibilità al lato esterno. Il piede purtroppo non lo muove ancora. I dottori hanno detto che si sarebbe dovuto riprendere anche il piede perché il nervo è lo stesso. Essendo infatti un bambino, cresce velocemente, quindi necessita di un tutore e senza non può stare. Quindi alla fine Paola, tra le lacrime, dice: non è cambiato niente. Si sente in colpa l'ex bonus di Avanti un altro, dice: dico sempre bugie a mio figlio perché lui mi domanda se porterà per sempre il tutore. Io gli rispondo di no, ma purtroppo non è la verità. Poi Paola racconta: mio figlio è l'unico caso in Italia, quindi dovrà portare il tutore per sempre. Sono pochi a fare questi interventi e io sto andando fuori di testa perché non riesco a perdonarmelo.